Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi abbiamo un ospite, come sapete, insomma, un po' invadente, questo ciccioso qua. Aia, aia! Vedete, è un po' dispotico. Perché siamo qui oggi? Perché c'è uno spacchettamento. È arrivata questa busta dalla Danimarca, da Betina. E vi faccio vedere chi è la persona. Sta su Facebook, io l'ho trovata nei gruppi. Eccola qui, è lei. Quindi vediamo un attimino. Aspetta, se lo tolgo. Ecco, vediamo un attimino il pacchetto. Come potete vedere, ho chiuso appunto per privacy. E ora spacchettiamo qui, sempre che il mio micione me lo permetta. Fai il bravo con le mie bellissime forbici. E vediamo, speriamo che se qui va bene. Sei un ciccione, sei un ciccione te. Niente, si gioca, vabbè, vabbè. Che c'è qua dentro? Che c'è? Che c'è qua dentro? Che cosa abbiamo trovato qui dentro? Vediamo un po' cosa c'è. Allora, no, dove vai? Ecco. No, no, attenzione che cade. Ho spostato dove si mette lui. Oh, ecco qui, questo è il pacchettino che contiene sicuramente il bid. E queste sono due cartoline bellissime. Grazie Bettina, sei stata un amore. Guarda che carine. Cioè, adorabili. Queste possono essere utilizzate almeno come solitamente io utilizzo questo tipo di cartoline come segnalibri o per metterle nel mio bullet journal. Molto molto carini. Questa è proprio carina, bella. Dove vai? Ecco, se n'è andato. Ah, il gatto ci ha abbandonato e ora possiamo stare. Dove va? No! Segretaria? Fatto. Provvedi? No, si è Sta con lui. sdraiato sopra i miei bimbi! Sì. Non ci credo! Spostati! Piccolo. No, mo se la prende col caricabatterie. Segretaria, provvedi? Oggi è dispotico il mio amico. Perché gli ho tolto il suo posto preferito, che non so se voi lo sapete, ma lui si sdraia qui. Sulla mia scrivania, si mette in finestra spaparanchiato, così bello tranquillo e nessuno lo deve disturbare. Io non ci posso neanche più appoggiare il computer qui. Che dobbiamo fare? Vabbè, ora andiamo. Allora, è chiuso innanzitutto molto molto bene, come potete vedere, col pluriball, con lo scotch, tutto quanto che lo gira intorno. E poi l'idea delle due cartoline messe, diciamo, a panino. È ottima perché quando uno andava a tastare, io infatti tastavo e sentivo tutto quadrato. Ottimo. Apriamo, vediamo se ho aperto il necessario. No, no, devo aprire di più. È volato. Aspettate, niente. Dobbiamo fare come al solito, tagliare per orizzontale, che è meglio. Oh, eccolo qui. Segretaria, che mi daresti i miei occhiali, per favore? Sono un po' cicatella. Aspettate, taglio un po' di più. Che meglio. Grazie. Eccolo qui. Un attimo che metto gli occhiali, così lo vedo anch'io. Un po' cicata. Oh, wow! È bellissimo! No, vabbè. Cioè, stupendo. Aspetta che avvicino così ve lo faccio vedere meglio. Segretaria, mi togli la roba qua sotto? Ma giusto questo bianco lasciami che magari può essere utile per far vedere bene. Allora, vabbè, qui c'è il marchio e la punzonatura, guardatelo. È un bellissimo tassello. Wow, stupendo. Ha i colori del turchese e del verde, ma avendo questa linea un pochino più sul giallo, io lo vedo dal vivo. Scusate, qui la penna ha perso, per non parlare delle unghie, ma sorvoliamo, vedete com'è?
È la piuma. È la piuma. Guardate che meraviglia. Segretaria, mi prendi una stecchetta che così lo faccio vedere meglio? Ce ne dovrebbe essere una ancora nuova tra gli argenti, forse. O nei vetri, non mi ricordo. Poi prendimi la stecca dei vetri sul verde e azzurro. Che voglio vedere se riesco a fare una composizione. Guardate che bello. Mi piace tantissimo l'argento così, diciamo, martellato. Sì, grazie. Aspettate che... Una stecchetta ce l'hai? Brava. Magari se me la privi. Niente, questa segretaria va ripresa continuamente. Non va bene. Oh, adesso sì che si ragiona. Guardate cos'è. Che meraviglia. No, bellissimo. È uno spettacolo questo tassel. Dondola, guardate, ah, si vede le luci della ring. Bellissimo, che meraviglia. Ma è veramente bello. C'è una luminosità incredibile, mi piace un sacco. Sembra più scuro dal video, sto vedendo. Sembra molto più scuro, ma questa vena turchese qui, che veramente lascia senza parole, guardate che meraviglia, è bellissimo. Ah, stupendo. C'è anche del rosso, come potete vedere. Anche una parte un pochino più, che è data dall'ambrato, ovviamente poi, guardate. Cioè, state a vedere. A volte queste colorazioni mi ricordano un pochino il bid, quello mondo, arcobaleno, quello lì. Sì, arcobaleno? Non ricordo adesso il nome. Comunque non c'è qui, vediamo un po'. Sì, mi ricordano lui. Eccolo. Vediamo se... Beh, un po' ci dice, eh. Come colorazione. Che ne dite? Secondo voi l'abbinamento ci può stare? Secondo me sì. Sembra proprio lui. Bellissimo. L'adoro. Ebbene, insomma, ho fatto questo acquistino da Betina. Ero un po' così perché la Danimarca praticamente mi stava dicendo che ha delle problematiche per quanto riguarda le spedizioni.